Storytime, Evoluzione Radio. Salve a tutti amici ed amiche, ben ritrovati su Radio Canale d'Italia nello spazio delle interviste con Storytime. Io sono Demo Luca, qui con me oggi ho un ospite che ci parlerà di una cosa molto interessante, ma prima di dare la parola a lei, chiaramente, vi voglio lasciare i nostri contatti per quanto riguarda il mondo dei social. Siamo presenti su Instagram con Storytime _ ufficiale, ma anche su Facebook con Storytime Official. Abbiamo anche degli hashtag, hashtag Evoluzione Radio oppure hashtag Storytime Veneto, questi chiaramente li potete utilizzare nei vostri post. Ma adesso do ufficialmente il benvenuto qui ai nostri microfoni dello studio di Padova di Storytime a Sara Albanese. Ciao Sara e benvenuta qui a Storytime. Ciao, grazie a voi per avermi qui questa sera, sono molto felice. Bene, ci fa piacere, sei anche un po' emozionata, ma non ti preoccupare, perché tanto guarda, è una chiacchierata, nessuno ci sta ascoltando, per cui non è vero. Anzi, ho detto questo anche perché tu sei una persona che opera nel campo dei social, per cui sai che funziona un po' così. Ma prima di andare appunto ad addentrarci in quella che è la motivazione della nostra intervista di oggi, voglio chiederti un attimo, ma anche perché sicuramente chi ci segue sarà curioso di sapere chi c'è dietro questo volto, chi c'è dietro questa voce, per cui chi sei, Sara? Allora, io sono di Treviso, sono un'insegnante, insegno lingua e letteratura inglese e tedesca e mi occupo di varie cose, in realtà mi occupo di insegnamento, mi occupo di scrittura, sono anche un'autrice e lavoro tanto su YouTube. Quindi... Su YouTube? Fai la scrittrice su YouTube? Ma come mai hai scelto proprio YouTube? Allora, faccio la scrittrice, è un discorso diverso, nel senso che pubblico i miei libri, eccetera. Invece insegno su YouTube, infatti ho scelto proprio di aprire questo canale YouTube che si chiama Ad Maiora, dove insegno per l'appunto lingua e letteratura inglese, in italiano, in inglese, in tedesco. E è stata una scelta abbastanza coraggiosa, anche perché l'ho fatta... quasi 5 anni a marzo, certo. E mi ha dato un po' l'occasione, l'opportunità per insegnare in modo diverso dal metodo tradizionale che si utilizza in classe, nelle lezioni frontali, e poter insegnare venendo secondo me più incontro a quelle che sono le esigenze di chi segue, di chi magari non può per qualche motivo frequentare realmente dei corsi, ha bisogno di appoggiarsi all'online, non tanto per il video divertente o la nozione singola, ma per una preparazione reale che possa essere sostitutiva per quanto possibile di un corso frontale, insomma. Certo, assolutamente, anche perché chi affronta degli esami, chi si sposta in un'altra terra, sicuramente è importante che impari il lessico in maniera anche più corretta possibile. Poi si sa che la lingua più la si usa nel luogo, diciamo così, sicuramente è meglio, si apprende un po' come una bici, no? Diciamo così. Ovvio, poi ti dico, ci sono esigenze tanto diverse, come dici tu, esigenze di studio, esigenze di lavoro, tantissime persone mi seguono dall'estero perché si trasferiscono e certo, sono in difficoltà, anche perché si pensa che imparando un po' di vocaboli si possa apprendere una lingua, ma in realtà bisogna, cioè c'è tutta una struttura anche grammaticale, tutta una serie di cose che possono essere trasmesse anche in maniera, io credo, leggera, anche con un sorriso, in certo, maniera efficace, senza essere pedante, e quindi certo, è un po' un lavoro che va fatto da parte dell'insegnante, se c'è la passione di in qualche modo metabolizzare il concetto e poi restituirlo in maniera fruibile. Assolutamente sì, ed è sicuramente la cosa che tu svolgi, ma io volevo capire anche cosa fai meglio nello specifico. Tra l'altro mi sa che in periodo Covid eri un insegnante praticamente per moltissime persone. Guarda, veramente è stato, chiaramente, come ti ho detto, ho aperto il canale prima, quando ancora sì, non era così tanto, poi dopo ne sono sorti altri, però in quel periodo io ero già avviata, quindi è stato, ti dico, una cosa bella anche il fatto di sentirsi utile in quel momento, perché c'era chiaramente una situazione di disorientamento generale, un po' per e tutti. Tanti hanno utilizzato anche, non, chiaramente non solo, ma anche me come punto di riferimento, ed è, ti dà la sensazione di poter, sai, la cosa più bella forse è proprio, non solo nel periodo Covid, ma tuttora, il fatto di ricevere questi feedback di persone che ti dicono mi hai veramente aiutato, cioè nella vita vera mia di tutti i giorni, per questa cosa, per questa situazione, questo blocco che avevo, questa circostanza che ho vissuto. E cavolo, sembra incredibile, ma lo schermo non è in quel caso un muro, ma è un tramite. Esatto, anche perché comunque l'insegnante, nel tuo caso, del tuo lavoro, della tua professione, fa la differenza.
perché c'è un imprinting anche diverso, c'è un modo anche di spiegare diverso, per cui sì, anche l'insegnante, anche se di là da uno schermo, perché comunque nel periodo, in quel periodo purtroppo non si poteva, però hai magari trasmesso qualcosa a qualcuno, è la cosa più importante assolutamente. Sì. Mi fa sorridere perché tanti anche oggi mi scrivono, ma io per me è come se ti conoscessi, se fossimo amici, perché tanto ti vedo tutti i giorni, faccio magari pranzo con te tutti i giorni con il canale che va, e quindi mi fa sorridere il fatto di poter entrare proprio realmente nelle vite, nelle case delle persone. Certo, ma ormai è così con tutti i social, assolutamente. Ma quali sono i dati che hai raggiunto con questo canale YouTube? Guarda, sono contenta perché, come ti dicevo, adesso a marzo facciamo questi 5 anni e ho, diciamo, all'attivo più di 500 video, quindi insomma, e sono più di 71.000 iscritti. Tu considera che sono circa un terzo dei naviganti, quindi più di 200.000 naviganti e 6 milioni di visualizzazioni, diciamo 700.000 ore di lezione fruite, quindi fantastico. Insomma, non è male, no, non è male. Assolutamente, diciamo che se uno iniziasse ora, fra un annetto, quando ha finito di guardare tutto, avrebbe acquisito. Ne hai. Assolutamente. Abbiamo parlato di YouTube, che è chiaramente ormai un social, anche se impuntato, diciamo così, con i video musicali, ma anche chiaramente dedicati all'insegnamento e altro, ma usi altri canali, altri social? Certo, io penso sia indispensabile per chi fa quello che faccio io, essere presente il più possibile, anche per essere contattabile, proprio per la relazione, sì, che si crea con la community. Io proprio considero il mio mondo di AdMajora non semplicemente come un canale in cui io impartisco qualcosa, ma c'è sempre scambio, e quindi i social sono chiaramente uno strumento, Instagram naturalmente, Facebook anche, LinkedIn e via così dicendo. Io cerco di essere il più disponibile possibile per veicolare quello che insegno, ma anche per un approccio più personale. Certo, anche perché magari si possono avere bisogno di alcune dritte che dentro al video, no, certo, della registrazione, diciamo così, della lezione non c'era, non è stato capito bene, subito si può andare tramite Instagram a dire scusa, ma in questo punto non ho capito, è certo, così. Poi sai, ci possono, al di là della lezione, ci sono tante cose simpatiche che si possono condividere per scherzare, per ridere, certo, cioè l'insegnamento, certo, non è solo un peso, deve essere anche un qualcosa di gradevole per tutti. E poi non so, il fatto che le persone ti conoscano personalmente, magari dire anche un qualcosa di tuo, crea una relazione, certo, diversa, insomma. Certo, anche perché poi, diciamo, sì, su Instagram tu sei più l'insegnante, per così dire, però magari su Facebook o su altri, o su Instagram appunto, magari un po' anche dalla tua vita normale, sì, fai vedere, io insomma, mi espongo sempre un po' dappertutto, per esatto, cui diciamo che forse anche questa è una cosa che magari anche viene apprezzata, nel, certo, senso che ti metti magari in discussione e poi dall'altra parte comunque vedi che le persone comunque si affezionano. Certo, abbiamo avuto anche noi degli insegnanti, no? Quante volte abbiamo detto, ma quell'insegnante cosa farà? Cosa farà nella, sì, vita privata? Sì, è vero, c'è quella curiosità, poi sai anche il fatto che comunque al di là della nozione, magari io cerco anche di motivare le persone, di aiutarle, certo, quando hanno qualche blocco, quando hanno qualche difficoltà a approcciare la lingua o il fatto di stare all'estero, e quindi magari sono più situazioni di vita in cui si chiedono magari anche dei consigli più di vita, adesso senza voler insegnare la vita, no, a nessuno, perché non sono certamente, no, in grado di farlo, però si cerca anche di essere un supporto, diciamo. Certo, bene, abbiamo capito anche perché insomma hai scelto questo canale. Sicuramente ti fa piacere, ti dà piacere divulgare ciò che tu conosci ad altre persone, che è la cosa più bella poi alla fine, sì, assolutamente. Ma hai detto anche che sei una scrittrice, giusto? Sì, ho questa seconda anima un po' strana, un po' così, che scorre un po' indipendente. Cosa hai scritto? Perché adesso io sono curioso anche di questa cosa. Allora, io ho scritto più di qualche romanzo, ho scritto poesie, ci sono vari libri miei disponibili anche su Amazon, anche online. Adesso è appena uscita la seconda edizione del mio ultimo romanzo, che si chiama Triskelion, e anche questo è disponibile dappertutto sulle piattaforme, e comunque lì sono storie che comunque portano dietro di sé comunque il mio modo di vivere, di pensare, quello che amo, quindi anche lì c'è tanto di me. Benissimo, però se vogliamo sapere un po' di più su di te, su chi è Sara Albanese, bisogna dare i contatti tuoi social, assolutamente, insomma. Certo, allora, partendo forse da Instagram, ok, il nome insomma del mio profilo Instagram è ad.majora_sara.albanese. Invece la pagina Facebook, ho sbagliato, è sara. Non preoccuparti, sara.
Era sara.albanese_ad.maiora, esatto, vedi, avendo okay. troppi, e invece, invece è la pagina Facebook che è admaiora_saraalbanese, per quello mi confondo. Va bene, comunque poi, sono sicuro che anche su Google sì, poi c'è il mio sito comunque che è albanesesara.com, dove chiaramente sono presente, LinkedIn, e comunque insomma mi trovate un po' dappertutto, cioè, esatto, non è difficile arrivare a me per niente. Carissima Sara, grazie mille di essere qua con noi a Story Time, è stato un piacere. Per me. È bello quello che fai, perché mi ha ricordato anche una persona che negli anni che furono ha iniziato a fare questo sulla Rai, ti ricordi? Un insegnante che andava ad insegnare. E poi chiaramente va avanti il mondo e con nuovi strumenti continuiamo a cercare di fare i pionieri. Grazie Sara di essere qui con grazie noi. Grazie a te, grazie davvero. Grazie anche a voi che avete seguito questa intervista su Radio Canale Italia, su Storytime. Io sono Luca Demo, vi auguro a tutti un buon proseguimento ed un arrivederci con un'altra puntata. Grazie. Storytime, Evoluzione Radio.